Siamo oggi in compagnia della terza generazione della berlina compatta francese per eccellenza, ovvero la nuova Peugeot 308, che non si preoccupa di sfidare a viso aperto le principali competitor tedesche, mettendo in campo un sapiente mix tra stile, tecnologia, spazio e sicurezza. Ma direi di procedere per gradi e scoprire assieme il nostro com'è e come va. Com'è fuori? Cresce e di molto rispetto al passato, guadagnando ben 12 cm rispetto alla generazione precedente, arrivando ora a ben 4,37 m di lunghezza, ma cresce anche in larghezza, circa 5 cm, arrivando a 1,85 m. Si riduce invece un po' l'altezza, ora a 1,44 m. Più slanciate quindi le proporzioni, con una 308 che appare subito più voluminosa e affilata. Il design è poi tutto nuovo, più appuntito e tagliente, a cominciare proprio dal frontale, dove i gruppi ottici LED più sottili conquistano la scena. Riproposte le zanne verticali ai lati, firma stilistica di Peugeot, che delimitano un muso più prominente in cui troviamo una grande griglia che quasi si ingloba con i fari. Nelle versioni più accessoriate, come la nostra GT Pack, troviamo anche la finitura tridimensionale. La vista laterale è dominata poi dalle nervature marcate sopra i passaruota, oltre ad un solco nella zona inferiore. I cerchi lega possono poi spingersi fino a 18 pollici, come nel nostro caso. Posteriormente appare tutta nuova, con dei fari molto sottili e dal design particolarmente elaborato, ad effetto 3D che si inglobano nel fascione nero lucido che li unisce idealmente. Nella zona bassa la modanatura nera ne allarga l'impronta terra, rendendola più muscolosa su strada, e appaiono anche due finti scarichi cromati. Com'è dentro? La Peugeot 308 è tutta nuova anche dentro, e vi confesso che vi sorprenderà la prima volta che ci salirete a bordo. Sì, perché la plancia ha questo effetto particolarmente tridimensionale che sembra avvolgere gli occupanti, e anche la qualità dei materiali è davvero elevata. Si tratta infatti della nuova concezione dell'iCockpit di Peugeot, ora riscritto in chiave moderna con una preponderante parte digitale. La plancia a più livelli è dominata dal nuovo schermo dell'infotainment a 10 pollici e dal pannello digitale inferiore, anch'esso touch, chiamato iToggles, in cui si ritrovano alcune scorciatoie. Sotto ancora sono presenti dei comodi tasti fisici che ci rimandano ad alcune funzioni principali. Nella zona più alta invece troviamo le bocchette d'aerazione che sembrano fondersi con la strumentazione digitale posta bene in alto, disponibile anche con effetto 3D. L'iCockpit di Peugeot si completa con l'ormai iconico volante piccolo e sagomato, rifinito in pelle e materiali cromati, dalla buona impugnatura. Al centro si staglia poi un tunnel molto elaborato, dove è presente il selettore by-wire per il cambio automatico e il tasto per le modalità di guida. A destra due comodi portabevande a scomparsa e uno spazio per il telefono. Nella zona anteriore c'è anche il supporto per la ricarica wireless del nostro smartphone. La qualità passa anche da alcuni dettagli, come la grande alternanza di materiali, tutti soffici e ben realizzati, anche nella zona bassa dell'abitacolo. In ottica comfort sono anche disponibili i doppi vetri, senza dimenticare i sedili certificati AGR in pelle e tessuto scamosciato, che sono anche regolabili elettricamente, riscaldati e con funzione massaggiante, per non farci mancare proprio nulla. Attenzione quindi berline tedesche, perché Peugeot non scherza affatto. Com'è l'abitabilità? Nonostante cresca nelle dimensioni e nel passo, lo spazio destinato ai passeggeri posteriore non fa gridare al miracolo, sebbene sia adeguato per chi non supera il 1,85 m di altezza, oltre i quali si rischia di toccare con la testa. Al centro sono presenti le non scontate bocchette d'aerazione e due prese USB, ormai rari in questa fascia di mercato. Com'è il bagagliaio? Notevole poi la capacità del bagagliaio, tra le migliori della categoria. Si parte infatti da ben 421 litri di capacità minima, che scendono a circa 360 litri in occasione delle vetture plug-in, perché qua sotto poi è presente la batteria del sistema ibrido. Non abbiamo un doppio fondo in questo caso, perché è presente il subwoofer dell'impianto stereo, ma abbiamo dei comodi ganci e una rete laterale per serrare il carico. Abbattendo poi la seconda fila di sedili, la capacità sale ad oltre 1300 litri. Come va? La nuova Peugeot 308 è sempre basata sulla piattaforma EMP2, è arrivata ora al suo terzo stadio evolutivo per poter accogliere anche le motorizzazioni ibride plug-in che appunto può offrire, ma abbiamo anche motori più tradizionali a benzina o diesel, come nel nostro caso. Si tratta di una piattaforma che ha fatto proprio un ottimo processo evolutivo, infatti ora risulta migliorata dal punto di vista del comfort, della sicurezza, ma soprattutto della dinamica di guida grazie a nuove sospensioni. Non bisogna infatti farsi spaventare dai cerchi da 18 pollici, dallo pneumatico, dalla spalla ridotta di questa versione GT, perché appunto le
nuove sospensioni consentono di smorzare alla perfezione quelle che sono le vibrazioni provenienti dal manto stradale, sicuramente meglio di come faceva in realtà la sua generazione precedente. Non possiamo di certo dire che presenti un assetto sportiveggiante nonostante l'allestimento GT, ma è un assetto che riesce a trovare un buon mix tra sostegno laterale in curva e anche comfort durante i lunghi viaggi, così da non scontentare nessuno, avere un'auto perfettamente equilibrata. Si tratta infatti di un assetto fisso, quindi non potremo andare a modificare la taratura delle sospensioni tramite le modalità di guida che selezioniamo con l'apposito tasto presente qui al centro del tunnel. Infatti la modalità sport agirà principalmente sulla rigidità dello sterzo e sul suono del propulsore all'interno dell'abitacolo, nonché la sensibilità del pedale dell'acceleratore, quindi non agirà direttamente sulle sospensioni. Permettetemi poi un approfondimento su quella che è la discussa posizione di guida della nuova Peugeot 308, quindi se conosciamo già l'impostazione dell'i-cockpit di Peugeot, quindi strumentazione alta sulla strada, volante piccolo e costretto a stare appunto abbastanza in basso per consentirci di vedere bene la strumentazione lì davanti, ma all'atto pratico abbiamo un volante che purtroppo non può essere diciamo allontanato troppo dalla plancia, quindi ci costringe a stare abbastanza vicini e dovremmo scegliere se avere le braccia un po' più distanti o le gambe un pochino più ravvicinate, soprattutto per chi è più alto di 1,80 m. Ci ho messo un po' con le regolazioni elettroniche del sedile a trovare la posizione perfetta e devo dire che perfetta non sono ancora riuscito a trovarla, tuttavia si riesce a raggiungere un buon mix tra comodità e una seduta di guida particolarmente vicina che mi consente di agire bene su quello che è il suo volante. La nuova Peugeot 308, come detto, è un'auto anche tecnologica e sicura, soprattutto dal punto di vista della sicurezza attiva, quindi stiamo parlando di ADAS, e il pacchetto completo, il Drive Assist, è di serie sul nostro allestimento GT Pack, che comprende quindi mantenitore attivo della corsia, cruise control adattivo per regolare la velocità sulla base delle auto che ci precedono e infiniti altri sistemi che ci facilitano la guida soprattutto in ambienti urbani. Ecco, questo sistema risulta davvero ben calibrato, abbastanza intuitivo e mi fa piacere che rispetto alla 308 di generazione precedente è stata anche migliorata quella che è la qualità della retrocamera e la predittività dei sensori di parcheggio, quindi risultano ora più intelligenti e anche direi più intuibili per ciò che riguarda il suono quando ci avviciniamo a un ostacolo. Siamo ora al volante di un sempre più raro propulsore diesel, l'unico presente a listino per la nuova Peugeot 308, stiamo parlando di un 1500 Blue HD da 130 cavalli e 300 Nm di coppia, sempre abbinato all'immancabile cambio automatico EAT8, il convertitore di coppia già noto all'interno del marchio Peugeot, una motorizzazione direi a mio avviso perfetta per chi deve percorrere tanti chilometri e si sa, i motori diesel riescono ad essere sempre i più confortevoli, i più facili da utilizzare, i migliori anche dal punto di vista dei consumi sui lunghi viaggi, e il propulsore diesel accoppiato a questo cambio EAT8 raggiunge secondo me un livello di reattività e di comodità nell'utilizzo quotidiano che è forse inarrivabile per le altre motorizzazioni. Un cambio che risulta anche migliorato rispetto al passato, perché ora sembra aver quasi cancellato quelli che erano i piccoli saltellamenti durante le fasi di rallentamento in scalata, dove alcune marce ecco sembrava facessero fatica ad essere inserite. Un motore tuttavia anche abbastanza reattivo, si parla di circa 10 secondi per scattare sullo 0-100 e circa 207 km/h di velocità massima. Non è chiaramente un motore che ricerca le prestazioni quanto più la comodità durante i lunghi viaggi. Siamo quindi giunti al capitolo consumi e non vi nascondo una certa emozione nel trovarmi comunque ancora oggi al volante di propulsori diesel, che sono innegabilmente quelli che riescono a raggiungere le migliori medie su tutte le tipologie di percorso. Infatti su oltre 600 km in sua compagnia abbiamo raggiunto una media complessiva di oltre 16,5 km al litro, che poi si suddividono in circa 14,5 km al litro in ambito urbano e oltre 21 km al litro in ambito extraurbano, mentre invece in autostrada a circa 130 km/h costanti di cruise control riesce a raggiungere delle medie intorno ai 16 km al litro. Quanto costa?
La gamma della nuova Peugeot 308 parte da una base di 24.350 euro per il benzina a 3 cilindri da 110 cavalli in allestimento Active Pack. Si sale poi a 27.150 euro per il diesel da 130 cavalli e a 36.750 euro per l'ibrida plug-in da 180 cavalli. La nostra versione diesel con cambio automatico e allestimento GT Pack è disponibile da 36.550 euro. Ed eccoci quindi giunti al termine del nostro com'è, come va, e devo confessarvi che della nuova Peugeot 308 ho sicuramente apprezzato alcune caratteristiche, come ad esempio il design innovativo e particolarmente ricercato, gli ottimi materiali per gli interni, nonché l'elevata tecnologia soprattutto al servizio del comfort. Ciò che non ho invece molto apprezzato è soprattutto la posizione di guida. C'è bisogno di un po' di tempo per giocare con le regolazioni elettroniche del sedile e trovare la posizione perfetta per la propria altezza, così come anche nel retro la linea filante del tetto va un po' a sacrificare spazio per i passeggeri posteriori. Ma è giunto il momento che ci diciate voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate della nuova Peugeot 308, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Non vi dimenticate di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale YouTube di Motore Online. Come sempre il nostro appuntamento è alla prossima prova.